Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 9 novembre 2023, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. La Chiesa celebra oggi la dedicazione della Basilica Lateranense e ricorda i santi Oreste e Ornella. Sono trascorsi 13 anni dalla prematura dipartita di Luca Buongiorno. La nostra redazione oggi vuole ricordare la sua forte presenza e la sua innata simpatia e umorismo. Uno stunese semplice. Luca era una persona in grado di rendere leggeri e divertenti tutti i momenti della giornata con spontaneità. Tanti i ricordi che ci legano a lui. Trasformava canzoni famose in parodie divertenti in dialetto stunese. Utilizzava la chitarra al contrario, dove uscivano note di batteria. In compagnia del mago Peperone facevano le loro apparizioni su un motom d'epoca che a stento partiva spinta e faceva il suo ingresso all'interno di un noto ristorante della nostra città, conquistando la simpatia di tutti. Alle sagre e nelle contrade organizzate da Radio Stuni la sua presenza era fondamentale e le serate trascorrevano con estrema spensieratezza e un sano senso dell'umorismo. Erano gli indimenticabili anni 90 e 2000. Queste brevi note per ricordare a tanti di noi Luchetto, l'amico di tutti, che gioiosamente chiamava fratè. Vogliamo far rivivere il suo ricordo. Caro Luc Bon, a chi ti ha conosciuto e voluto bene, in primis alla tua dolce metà Maristella, alle tue adorate figlie Rosa e Romina e al tuo prezioso nipotino Pierluca. Perché tu, caro Luchetto, ci hai insegnato che la vita va vissuta col sorriso. Ti ricordiamo con un grande affetto. Ostuni e l'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo saranno presenti alla 125esima edizione della Fiera Cavalli di Verona, un evento che inizia oggi e termina domenica 12 novembre. In questi 4 giorni una rappresentanza dell'associazione, insieme ad un cavallo bardato a festa, rappresenteranno le nostre tradizioni e la nostra storia devozionale. La Fiera Cavalli si svolge ogni anno a Verona dal 1898 ed è considerata la più grande manifestazione equestre in Italia. Circa 3.000 gli esemplari di cavalli presenti. Per l'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo ci sarà il cavaliere Rinaldo Francioso con il cavallo Murgese. Un ulteriore importante riconoscimento per la nostra città, per l'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo e per tutte le donne e gli uomini che da tanti anni tramandano, valorizzano e danno lustro ad una delle più importanti espressioni popolari del nostro territorio. L'Unitre di Ostuni compie 40 anni. Per l'occasione è stata organizzata una cerimonia speciale con tanti illustri ospiti presso l'auditorium del liceo scientifico, alla presenza di Piercarlo Rovera, presidente nazionale Unitre. L'iniziativa ha dato inizio al ciclo di incontri e appuntamenti. Distribuito il libro dei 40 anni che rende omaggio a quanti uomini e donne hanno contribuito alla vita culturale e sociale della nostra città. Il servizio con le interviste di Rosario Santoro. In occasione dei 40 anni dell'Unitre di Ostuni abbiamo il piacere di avere con noi il presidente nazionale Unitre Piercarlo Rovera. L'Unitre ha nel suo intento quello di far crescere culturalmente e intellettualmente le persone di una certa età. Questo è uno degli aspetti salienti della vita dell'Unitre. È nata per essere un momento di aggregazione sociale e culturale. Quindi questi due elementi sono fondamentali. E l'abbiamo visto bene nella tragedia del Covid, come soprattutto la gente si sia sentita sola, abbandonata spesso, e abbia cercato nell'Unitre, appena ripreso le sue attività, di venire a incontrarsi, a stare insieme e ad approfondire gli aspetti culturali certamente, ma non dimenticherei l'aspetto sociale. Grazie. Al presidente dell'Unitre di Ostuni, riconfermatissimo Lorenzo Girasino, che cosa è stato fatto per celebrare il 40° anniversario della nostra associazione?
Beh, intanto abbiamo avuto il piacere di avere con noi sia il sindaco sia il presidente nazionale, abbiamo avuto il saluto dell'assessore regionale e poi abbiamo raccolto in un libro storie, testimonianze, documenti, fotografie che raccontano questi 40 anni di storia. Un libro che non deve mancare in tutte le case di Ostuni perché è un pezzo della nostra vita comunitaria. Un racconto che dice di una grande famiglia che via via è cresciuta, che riesce a tenere nel suo seno tutte le persone che vogliono aderire e che sono destinate a diventare sempre più protagonisti e testimoni della propria vita, che è quella di stare insieme, di crescere anche culturalmente e soprattutto di avere ancora voglia di guardare con fiducia e speranza al proprio futuro. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, presso il Salone dei Sindaci di Palazzo San Francesco, si tiene l'incontro La Famiglia, inabitabile per i bambini vittime di violenza assistita. All'iniziativa non mancheranno gli interventi coordinati dalla dottoressa Ivana Colizzi, presidente dell'associazione Post-It. Sarà presente il sindaco Angelo Pomes e l'assessore ai servizi sociali Antonella Turco. Le letture sono curate da Giannico Soleti e le interpretazioni da Gioele Paladino. L'evento è promosso dal Centro Antiviolenza Insieme Si Può e dalla cooperativa Aporti, con il patrocinio del Comune di Ostuni. La cittadinanza è invitata. La sezione ANPI di Ostuni organizza nel pomeriggio di oggi alle 17 l'assemblea dal titolo Un'epoca di conflitti presso l'auditorium del liceo scientifico in via Tommaso Nobile. Relazionerà la docente Francesca Lopane in merito agli scontri Russia-Ucraina e Israele-Palestina, mentre il dottor Franco Colizzi approfondirà un viaggio nel cuore dei conflitti da Kiev a Gaza. Oggi, presso l'Hotel Monte Sarago, con inizio alle 14.30 e fino a sabato 11 novembre, si rinnova l'appuntamento con la pneumologia nella Città Bianca. Update in malattie respiratorie a cura del dottor Pierluigi Bracciale, responsabile scientifico. Convegno giunto alla 7ª edizione. Quest'anno in memoria del professor Emilio Marangio. I professori Dario Olivieri e Giuseppe Valeri sono i presidenti del congresso. In questi 3 giorni tanti saranno gli interventi di esperti relatori. Il Lion Club Ostuni Host ha celebrato presso l'Hotel Incanto il 60° anno dalla sua fondazione. È tra le associazioni di servizio più longeve della nostra città. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità lionistiche e i soci. Le parole del presidente Lions Ostuni Host Fausto Marseglia, dell'officer distrettuale Angela Carparelli e del governatore distrettuale Leonardo Potenza. Uno storico club è una storica associazione che quest'anno compie 60 anni e io sono onorato di rappresentarlo, anche se questo è anche un onere. Il Lions Club di Ostuni, lo Ostuni Host, è tra le più antiche associazioni sul territorio e in questi anni ha svolto diversi service, li chiamiamo così, degli eventi per la raccolta dei fondi, per diciamo come intervento su diversi ambiti e diverse macro aree a cui noi diciamo portiamo il nostro contributo. Tra queste le più significative sono l'ambiente, la salute, il cancro pediatrico, la vista, la cultura e i bambini. Sono stati fatti diversi interventi durante questi 60 anni di attività, ne annovero solo alcuni: la costruzione di una casa all'interno del villaggio SOS di Ostuni in collaborazione con il club di Brindisi, la donazione di un cane guida per quanto riguarda la vista
alcuni interventi per quanto riguarda l'arte e anche la realizzazione di un libro, L'appetito viene donando, il cui ricavato è stato devoluto alla costruzione di una casa famiglia in Congo. La donazione di un elettrocardiografo alla sezione Avis di Ostuni, sostegno attraverso contributi a varie associazioni di ragazzi. Nel periodo della pandemia, del periodo pandemico, sono state donate delle attrezzature sanitarie all'ospedale di Ostuni e anche un tablet ai ragazzi della scuola media Barnaba Bosco nel periodo della didattica a distanza. Continueremo, e questo è sicuramente un impegno, però per noi non è una fatica, al contrario, diciamo, l'entusiasmo che ci spinge sempre di più è dovuto a sostenere chi ha più bisogno sul territorio, le persone meno fortunate. Abbiamo una lunga storia, una storia soprattutto di servizio, perché noi siamo un'associazione di volontari che offrono gratuitamente il loro tempo, le loro competenze per venire incontro a quelli che sono i bisogni, non solo a livello locale ma anche a livello internazionale, con dei progetti ad ampio respiro, ad ampio spettro. Recentemente, insieme al club di Monopoli e ad altri club, abbiamo contribuito per costruire un reparto di ginecologia e di neonatologia sempre nel Benin, laddove le donne non hanno assistenza, e quindi l'altro giorno, una settimana fa, è stata già posata la prima pietra per dare avvio a questa iniziativa. Siamo orgogliosi di far parte di questo club che vanta tantissime iniziative, e dobbiamo anche ricordare stasera quelli che sono stati i soci fondatori e tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida di questo prestigioso club. Celebriamo la 60esima Charter Night di un club storico del nostro distretto, il club di Ostuni Ost, un pilastro a livello associativo nella comunità e soprattutto per il servizio che ha fatto per la comunità. È riuscito nel corso di questi 60 anni effettivamente a rispettare quello che sono i nostri scopi lionistici, con un codice dell'etica, ossia riuscendo in un certo modo con quella compassione ad essere vicino al mondo dei sofferenti e dei bisognosi, sia a livello locale sia a livello internazionale. In contrada Polinisso, l'acquedotto pugliese sospenderà l'erogazione idrica venerdì 10 novembre dalle 8 alle 15 per migliorare i servizi con la costruzione di nuove opere. La farmacia materrese di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo in arrivo, una nuova perturbazione con probabili piogge, temperature in notevole calo, venti deboli, mare poco mosso. Citazione odierna: la stravaganza è quel pizzico di sale che serve per condire la monotonia della vita. Grazie per aver preferito la nostra informazione.